Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di sopracciglia. Ovviamente non ce le ho disegnate, guardate che grande differenza rispetto al solito. Siccome le sopracciglia sono una parte davvero importante del viso, cioè sono la cornice dei nostri occhi, sono quelle che definiscono un po' la nostra espressione, voglio farvi vedere come le sto facendo, vi faccio vedere tutti i prodotti che possono essere utilizzati e niente, questo è quanto. Siccome per me sono una cosa super importante, perché come vedete ce ne ho davvero pochissime e rispetto ai capelli sono ovviamente più chiare perché ho i capelli tinti, vi faccio vedere come le riempio, come faccio sempre, cioè come me le vedete in ogni video. Calcolate che per riempire le sopracciglia esistono diverse tecniche, io vi faccio vedere semplicemente come le riempio io, ma sappiate che come le fate voi vanno bene lo stesso, non significa che dovete farle a tutti i costi come le faccio io. Esistono diversi prodotti per disegnare le sopracciglia, a partire dalle cremine, diciamo, barra eyeliner, tipo questo qui di Nabla. Diciamo che non mi piace tantissimo, cioè lo utilizzavo un po' di tempo fa, poi ho smesso di farlo perché dà un effetto comunque abbastanza forte, quindi se già avete delle belle sopracciglia dovete riempire solo qualche buchino, secondo me questo è perfetto. Niente, non riesco a trovare la luce giusta in questo video. O se in generale comunque vi piacciono delle sopracciglia davvero tanto tanto definite, andate su questo prodotto qui. Altrimenti, se volete un effetto più soft, potete utilizzare o la matita oppure le polveri. Diciamo che con la matita riuscite a gestire l'intensità, cioè più andate a disegnare le sopracciglia definite, più verranno definite. Se ci andate con mano leggera potete avere anche un risultato più naturale. In generale le matite potete utilizzarle sia per disegnare completamente il sopracciglio da capo, oppure potete utilizzarle per andare a riempire soltanto qualche buchetto. Se invece avete già una bella forma, avete una buona quantità di peli, potete utilizzare i gel che sono questi qui, che possono essere colorati per andare, diciamo, a riempire un pochino la forma, oppure trasparenti soltanto per tenere in forma i peli. Questo qui ad esempio è di Neve Cosmetics, ma come al solito vi lascio tutte le cose che vi faccio vedere qui sotto nell'info box. L'altra cosa che potete utilizzare sono delle polveri, potete utilizzare o delle polveri specifiche per le sopracciglia oppure degli ombretti. Vi basterà avere un pennello angolato e andare semplicemente a disegnare la forma. Calcolate che con le polveri avete un effetto più soft rispetto al gel e alle matite, magari vanno bene appunto se non volete una forma molto definita o ancora una volta se volete riempire qualche buchetto. Prima di zoomare più vicini, voglio dirvi che il prossimo video dopo questo sarà dedicato al colore delle sopracciglia, visto che è una cosa che mi chiedete in tantissimi, e però ho deciso di fare due video separati, altrimenti questo già sarà lungo, diventerebbe ancora più lungo, cioè faremo, non so, 50 minuti di video. Quindi oggi vi faccio vedere come le sto disegnando in questo periodo e poi nel prossimo video vi faccio vedere, vi spiego come scegliere il colore più adatto a voi. Iniziamo a disegnare le sopracciglia. Io oggi utilizzerò una matita. Calcolate che di matite ne esistono diverse, o le classiche, quelle temperabili, oppure ci sono queste qui, vedete, automatiche dalla punta super sottile come queste di Nabla, oppure ci sono questa, mi piace tantissimo anche, è di NYX, quelle fatte con la punta così più cicciottina in diagonale. Non so se sì, spero che si riesca a vedere bene. Scegliete tranquillamente voi il prodotto più adatto alle vostre esigenze, tanto quello che importa più o meno è la forma che diamo alle sopracciglia. Calcolate che se andiamo a scurire troppo la parte centrale, diventerà la nostra espressione un pochino cattiva, un pochino così, in questo modo. Se andiamo a spostare l'arco troppo verso l'esterno, diciamo schiacceremo la parte avanti, quindi avremo un risultato del genere, così l'occhio schiacciato. Se invece disegniamo le sopracciglia troppo alte e troppo rotonde, avremo un'espressione sorpresa. Insomma, capite bene che è super importante posizionare gli elementi nel posto giusto, altrimenti andiamo davvero a modificare la nostra espressione. Ho già fatto tantissimi video sull'argomento sopracciglia, come spinzettarle, come disegnarle, ho fatto la tinta per le sopracciglia, quindi se girate un po' sul canale trovate davvero tantissimi video. Allora, prima di tutto quello che vado a fare, le vado a pettinare verso l'alto in questo modo, perché così vedo bene la forma che ho in questo momento e riesco a capire dove devo disegnare con la matita. Poi prendo questa qui, che è la Brow Divine nel colore Jupiter di Nabla,
inizio praticamente a disegnare una riga qui dalla parte iniziale verso l'esterno, cioè vedete praticamente vado alla base del sopracciglio fino alla punta. Guardate già che differenza, come risulta più definito da questa parte piuttosto che da quest'altra l'occhio. Quindi vado con mano molto molto leggera a definire la parte bassa del sopracciglio in questo modo. Se ci avete fatto caso, faccio sempre dei piccoli trattini, non vado mai a fare una riga diciamo pressando la matita dall'inizio fino alla fine, faccio sempre dei piccoli trattini molto leggeri, si fa sempre in tempo ad andare ad aggiungere prodotto, a toglierlo poi diventa un casino, quindi mi raccomando, poco alla volta e imparerete più o meno a capire dove e quanto potete scurire il sopracciglio. A questo punto vado praticamente a disegnare dei piccoli trattini, vedete, sempre con la mano molto molto leggera, sto praticamente sfiorando la pelle e vado a riempire più o meno, in modo anche un po' disordinato, tutta la forma del sopracciglio. Mi fermo qui dove poi devo andare a disegnarlo più sottile. Se ci avete fatto caso, non sono arrivata proprio nella parte davanti, cioè vedete, ho lasciato questi peletti scoperti perché in questo punto i peli crescono verso l'alto, quindi se li disegno verso l'esterno risulterebbero innaturali. Quindi quello che faccio è faccio dei piccoli trattini, vedete, verso l'alto in questo modo e poi al massimo li unisco alla forma tirando dei trattini verso l'esterno. Se magari vedete che siete andati troppo avanti o comunque avete disegnato dove non volete, basta che sfiorate leggermente la pelle e vedete che la matita va via. Sicuramente iniziare con una matita con una polvere risulta più facile che disegnare con un gel, perché questo qui una volta che lo mettete è come l'eyeliner, risulta difficilissimo toglierlo. Ok, diciamo che adesso vedete ho disegnato la parte iniziale, quello che mi manca è la parte di massima intensità, che è questa qui dell'arco, e nella parte finale il sopracciglio deve essere più chiaro nella parte iniziale e magari sempre più scuro qui nella parte esterna se volete un effetto più definito. Mi raccomando, tutti hanno, non so per quale motivo, la fissa di iniziare qui nella parte davanti e andare sempre a ricalcare qui. No, dovete, avete visto, ci sono passata proprio in modo leggerissimo. Una volta che ho disegnato la forma non ci continuo a ripassare sopra. Ora che ho disegnato questa parte vado a lavorare, diciamo, da qui all'esterno, non mi continuo a concentrare in questo punto altrimenti vado a scurire qui davanti e la mia espressione sarà molto cattiva. Allora faccio sempre dei piccoli trattini, vedete, verso l'esterno, mi raccomando sempre fronte rilassata, altrimenti se faccio questa cosa lo vado a disegnare dove poi non voglio, quindi fronte rilassata, guardiamo nello specchio e disegniamo in questo modo. Continuo a disegnare dei piccoli pelettini verso l'alto e una volta che sono arrivata all'arco, questa volta vedete li disegno verso il basso, praticamente seguo la forma, la crescita naturale del pelo, non vado a disegnarli al contrario altrimenti verrebbe un gran casino. Quindi nella parte iniziale verso l'alto, nella parte qui in mezzo verso l'esterno ma anche leggermente in obliquo verso l'alto, arrivata all'arco tiro giù verso il basso. Ok, la forma è disegnata, vado leggermente a definirla qui nella parte sopra, sono un attimo zitta altrimenti non riesco a fare delle righe precise. E voilà ragazzi, il sopracciglio è disegnato. Ovviamente vi ripeto, se avete già una bella forma non dovete ridisegnarlo da capo come faccio io, potete semplicemente riempire i buchetti dove vi serve. Comunque voglio un attimo analizzare insieme a voi la forma del sopracciglio. Se ci fate caso, qui dall'inizio all'arco le linee sono oblique, ok, la punta non c'è, sono oblique ma parallele tra di loro, quindi vedete una riga qui sotto e una riga qui sotto, sono alla stessa distanza tra di loro fino a che non arrivano all'arco. Dall'arco alla fine sono due righe che si restringono sempre di più fino ad incontrarsi qui nella parte più esterna. Se già queste due righe voi le fate restringere
verso l'arco viene una forma un po' strana. Per quanto riguarda invece dove posizionare l'attaccatura, l'arco e la fine, c'è sempre quella famosa regolina del prendere una riga dritta, far partire questa riga dal lato del naso e tirarla verso l'alto, qui partirà il sopracciglio. Se questa riga sempre dal lato del naso la faccio passare più o meno per la mia pupilla, ecco che ho individuato l'arco del sopracciglio, questa cosa sempre guardando dritta avanti a me. Se questa riga la faccio passare sull'angolo esterno dell'occhio, vedete che vado ad individuare la fine del sopracciglio. Ora, queste sono sempre delle linee guida generali. È possibile che una forma di occhio, comunque la conformazione del viso, porti a disegnare il sopracciglio in modo diverso da queste linee. Diciamo che prendetele come indicazione generale, però poi ogni caso è a sé. Quindi magari... non lo so, per me possono essere precise, per te che stai guardando il video possono essere tutte e tre diverse, come ad esempio l'inizio e la fine possono coincidere con questa linea e magari l'arco invece no. Quindi tutto ciò che vi dico qui sul canale, come sempre, è una linea generale, poi ovviamente adattate quello che dico alle vostre esigenze. Ora finisco l'altro sopracciglio e poi ci vediamo per vedere l'effetto finito. Ok ragazzi, questo è il trucco con le sopracciglia finite. Ho detto questa parola per non so quante mila volte in questo video, ne avrete la nausea, dovrei mettere un contatore qui ogni volta che dico sopracciglia, tin, tin, sarei arrivata già penso a 30-35. Comunque, guardate che grande differenza fa il trucco con le sopracciglia fatte rispetto a prima che non ce le avevo. Il trucco di oggi è davvero semplicissimo, però guardate già solo questa parte del viso, che grande differenza fa averla un pochino definita piuttosto che averle trasparenti come ce le avevo prima. Vorrei fare un piccolo discorsetto finale a questo video, nel senso che diciamo ci sono diverse mode che sono andate soprattutto nell'ultimo periodo riguardo le sopracciglia. Ricordatevi sempre di fare ciò che vi piace, cioè ultimamente sono andate molto folte e definite, molto molto truccate. Se a voi piacciono, non lo so, ce l'avete come me e non vi piace truccarle, non sentitevi in obbligo di farle. Se vi piace truccarle tanto e farle super spesse e le persone vi dicono ah sono bruttissime perché a me piacciono fine, non lo so, come andavano negli anni 90, fate quello che vi piace. Ci sono delle mode per ogni periodo, però l'importante è che le fate sempre come piacciono a voi. A me sapete quante persone mi hanno scritto ah, le disegni troppo scure, troppo definite, soprattutto poi quando si vede la differenza dal prima e il dopo. Però se a me piace farle così, io continuo a farle in questo modo, fino a che è un consiglio, ti posso dire vabbè, grazie del consiglio, a me piace così. Quando si tratta di insulti, quello è sempre un altro discorso e non mi interessa, però se una vostra amica vi dà un consiglio e vi dice ah forse le hai scurite un po' troppo, ok, magari ci può stare che delle volte ci facciamo prendere la mano e magari facciamo sempre un passo di troppo e non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, quindi lì semplicemente ascoltiamo il consiglio e torniamo indietro. Però in generale, se vi piace farle in un determinato modo, fatelo tranquillamente. Altra cosa che voglio dirvi è che è difficilissimo disegnarle super identiche, sia che ce le abbiate naturali, sia che le ridisegnate da capo, come ho fatto ad esempio io oggi. Il motivo è questo: è difficilissimo trovare una persona che ha le due metà del viso completamente simmetriche. Quindi su un viso, nella parte destra una parte magari sarà più scesa rispetto alla parte sinistra. Vi dico questo perché non mi ricordo chi è che lo diceva, forse Elizabeth Arden, non vorrei dire una stupidaggine, comunque qualcuno di molto famoso nell'industria beauty dice le sopracciglia devono essere sorelle, non gemelle, cioè non bisogna stare lì a disegnarle ossessivamente identiche, perché ovviamente è molto difficile, ma è difficile anche che si possa fare, cioè mi spiego meglio. Mi è capitato di truccare molte molte persone che avevano le due parti del viso proprio tanto diverse e una parte era molto più scesa, ad esempio un sopracciglio era molto più dritto e lungo rispetto che all'altro. A quel punto si dovrebbe spinzettare davvero tanto per renderle uguali e poi si dovrebbe intervenire tanto con il trucco, però sinceramente non mi sembra un problema. Se uno si guarda allo specchio tutti i giorni allo stesso modo, è fatto in quel modo, ok, cerchiamo di renderle più simmetriche, però non dobbiamo
ammalarci perché non abbiamo le sopracciglia allo stesso millimetro alte o allo stesso millimetro lunghe. Sono sicura che le mie sopracciglia in questo momento non sono identiche, soprattutto perché quando mi vedo nella vita reale è una cosa. Quando mi vedo nella macchinetta che sto proprio dritta e non so per quale motivo, vedersi nello specchio ci fa rendere conto delle cose che non sono simmetriche, vedo delle cose che nella macchinetta sembrano, oh mio Dio, due sopracciglia completamente diverse. Poi mi vedo nella vita reale e non lo so, dovrei andare lì con il calibro per cercare quali sono le differenze. Questo semplicemente per dirvi: non vi ammalate a farle identiche al 1000%, non saranno mai identiche al 1000%. Quindi tranquilli, se un arco è più alto o più basso dell'altro, non vi preoccupate, siamo tutti fatti in questo modo. Ad esempio la mia parte destra del viso, non so se ci avete mai fatto caso, ve lo dico perché è arrivato a questo punto del video, è un pochino più scesa della parte sinistra, cioè ho la palpebra leggermente più calata su questo occhio, di conseguenza il sopracciglio risulta un pochino più basso, anche da questa parte la mandibola è leggermente più larga che da quest'altra, guardate, sono sicura che adesso che ve lo dico magari ci state facendo caso, però non è una roba, cioè chi se ne frega ragazzi, sono fatta così, mi accetto per questo, anche se non siamo mai soddisfatti di quello che vediamo nello specchio, però cerchiamo di lavorare su questo e di accettarci per come siamo fatti, sono anche le diversità che ci rendono unici e che ci rendono belli ai nostri occhi, spero, e agli occhi degli altri. Detto questo, spero tanto che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollice all'insù. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto o se avete qualche domanda, magari se mi sono dimenticata di dire qualcosa all'interno del video. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video nel quale parleremo dei colori delle sopracciglia. Ciao!